Ecco, sono andato a ingrandire quella zona dove si vedevano gli aschi pieni di spore e qui infatti le spore sono piuttosto evidenti. Queste non sono, ovviamente, non sono completamente mature. Infatti sono di dimensione variabile, alcune più grandi, altre un po' più piccole. Comunque sono raggruppate appunto dentro queste sacche che generalmente sono composte da quattro spore. Adesso sto muovendo il fuoco in modo da far capire come sono disposte nello spazio, cioè in senso tridimensionale, diciamo. E le ornamentazioni sono molto belle delle spore di tartufi. Hanno tutti questi reticoli. Che ovviamente permettono di discriminare tra una specie e la tra specie diverse. Sia la dimensione della spora, sia il tipo di ornamentazioni, sia il numero medio di spore per asco. Qui potete vedere delle spore piccole che sono traslucide, non sono molto pigmentate, queste perché sono appunto sono immature. Altre spore immature, sempre contenute dentro quelli che erano aschi, che adesso ormai sembrano delle cellette un po' collassate perché questo è un esemplare che è stato appena reidratato, più vecchio di un anno, quindi. E qui si può vedere anche, ecco, che queste sempre sono spore non completamente mature. Si intravede sempre l'ornamentazione. Queste già sono più carine come aspetto. Sono belli i tartufi. Il mondo dei funghi ipogei è molto interessante, anche un po' misterioso, non è così, così semplice studiarlo. Ecco delle sacche, degli aschi, delle sacche degli aschi. Altre spore più o meno mature in vari stadi di maturazione e ritorniamo ecco, al punto di partenza. Qui ci sono spore, queste più pigmentate ovviamente sono quelle che hanno raggiunto una maturità maggiore. Va bene.